nel Qigong si è sempre detto: più muovi il corpo, meno muovi il Qi. Più muovi il Qi, meno muovi il corpo. Alla fine l'intenzione forse è una delle cose più belle del Qigong. Il resto è in più. Ora facciamo, siamo qui. Tre linee intere. Yang, yang, yang. Quindi, guarda che bello, tre linee intere. Il cielo. Il contrario, tre linee spezzate, quindi le gambe scendono, le anche ruotano e le mani vanno da una parte o dall'altra. Non conta se le mani vanno a sinistra o a destra, guardate che da grandi, cielo, diventiamo piccoli, tempo. Si dice, diventiamo, questo è molto importante, una vagina. Vedete che assomiglia a un pozzo? Vedete che assomiglia a un pozzo? Vedete che assomiglia a un pozzo? Quindi ci siete rimasti adesso un momento. Solo per quello che hai detto. Allora, gonfio come un pene e qui invece come una vagina. Proprio cielo e terra. Qui la terra è proprio cielo padre, terra madre. Cielo. L'acqua come un'onda sullo scoglio. Chiaro che te ci fa così, ma non mi interessa che te ci faccia così. Il fuoco, come dice Giorgio, come sbattere a terra una palla e farla rialzare. Molto bello l'esempio che ho fatto, molto bello. Quindi io ho fatto prima queste cose qui, poi ho fatto sinologia all'Università di Bologna, quindi ero ragazzo, 25 anni, e vedi lui, i miei compagni che facevano fatica, quando la prof ci spiegava i trigrammi, perché sono simboli importanti, facevano fatica a ricordarli. Io no, facevo, dentro me facevo pen, sai, mi ricordavo tutti, perché partivo dal corpo, non partivo da cielo, tre linee intere, terra, tre linee spezzate, acqua, il cuore duro, come se ci appoggiassimo sopra, come l'acqua sullo scoglio, quindi è morbida, è morbida, è morbida, ma il suo cuore è... Il suo cuore è duro, il suo centro è duro, è là. Fuoco il contrario, vivo, vivo, ma il suo centro si libera. Una cosa bella del fuoco è la libertà, si libera. Attenzione adesso, con lo sguardo alla nostra destra, poi facciamo delle X, lo sguardo alla nostra destra. Alziamo le mani. Ruotiamo questa cosa che viene verso di noi e alla sua spinta, ci sta buttando giù dalla finestra, aggiungiamo la nostra, vieni con me. Assomiglia alla terra, ma qual è la differenza? Che sto tirando una fune, nella terra no. Nella terra io non ci sono, sono un pozzo. Se uno non capisce, terra e vento sembrano uguali. Ma allora qual è la differenza? La differenza è che cattivo fuori dalla porta, porta, finestra, cattivo, spinge, 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 dentro la porta chiusa, spinge, 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 dentro la porta chiusa, apro all'improvviso la porta, lui fa tutta la stanza e cade giù dalla finestra. Questa è terra. Sapete perché è terra? Perché io sono aperto la porta. Il pozzo, il pozzo. Vento, vento, cattivo fuori dalla porta, finestra, chiudo la porta, è proprio cattivo, apro la porta, passa, potrebbe non arrivare alla finestra, si ferma prima, lo spingo, lo spingo, alla sua forza, vento, aggiungo la mia, esteticamente il gesto sembra sempre quello, ma uno cede soltanto, l'altro tira, infatti nel Tai Chi, adesso lo sto facendo come Qigong, ma nel Tai Chi, uno esegue il blu, eseguito con le mani aperte. Il vento, eseguito con le mani chiuse, perché sto tirando. Capite qual è la differenza? Lì si vede proprio. Come Qigong non dobbiamo farlo vedere, perché è grezzo muoversi troppo, come vi dicevo. E ora, radicati, come diceva il maestro Hu, non muovere quei piedi. Lo sapete chi è il maestro di questo gesto?
Chi è il maestro di questo gioco? Come animale, eh? Cane. Il cane. Il cane quando è bagnato si compatta tutto e muove la carne. Il cane è un grande maestro. Questo non è così, ragazzi, non è scolpitare, solido. Il tuo uomo è interessante con il cicumbe perché disperde l'energia tossica, il famoso buono che disperde l'energia tossica quando siamo avvelenati dal punto di vista energetico, no? È solido nel profondo e la carne gira, si dice nel buono che si ha ferro, acciaio dentro e torna fuori. Guardate Scuretto, guardate Scuretto, no, non è scurettato. Quando fai questo dicono che sei un cucciolo, un patto. Un tofu, un formaggio, no, formaggio tofu. Invece devi essere ferro dentro e cotone fuori. Naturale. Non sei un pezzo di legno, non stai facendo così. Sei proprio della carne, vibra, bellissimo. Il tuono è molto importante, anche nel carattere tradizionale. Quando si lavora bene, non sei un pezzo di legno, sei un tuono. Lo vedi proprio questa forza elastica, tonante. Alla nostra sinistra il buono. Bene. Ora il lago. Ma io mi sto solo pettinando i capelli. E siete caldi. Però fate proprio il gesto del pettinarvi e dietro di voi, alla quarta porta del lago, appoggiate proprio le anche. Le anche, così. Vi appoggiate come un orso che si appoggia al ramo. Ancora. Cielo. Terra. Acqua. Fuoco. Sguardo destra, obliquo. Il vento. Mi raccomando, non muovete quei piedi, non fate i cuccioli, non ancheggiate. Acciaio, cotone. Sguardo a sinistra in avanti, accarezzatevi proprio, così non sbagliamo. Fate proprio il gesto di accarezzarvi come fare come il pettine e appoggiamo a destra, dietro, l'anca, eccetera. Chi ha il cellulare che mi trova la direzione vera, te lo faccio vedere. In direzione sì. E questo è il nostro sud vero. Nella cultura cinese tutte le mappe e tutti i nostri riferimenti sono a sud. A sud. Il cielo, il sud, la terra e sentiamo tutta la schiena che si appoggia dietro, tutta la parte dietro del corpo, il nord. Poi abbiamo l'acqua dove il sole tramonta, l'acqua, l'ovest e infine abbiamo l'est dove il sole sorge. Ora abbiamo sud ovest, quindi in mezzo qua, in mezzo qui, prendiamo e tiriamo lungo la linea del sud ovest, sembra la terra, ma non lo è. Ora dietro, esattamente dietro di noi, quindi a nord est, là, quindi nord est, ora abbiamo dividere nord est. Bravo, questi sono i veri orientamenti. Ora abbiamo, guardiamo a sud-est, oggi mi accarezza, e finalmente a nord-ovest mi appoggio nord-ovest. Questo è come va eseguito l'esercizio, come energia, come parte di tutto. Non Davide, non Davide, non Alessandro, non Andrea. Un essere che parte di tutto si muove con le energie reali di questa terra. And it don't mean a thing if you don't subscribe to me.